video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo pull che ho deciso di chiamare Pull Milù. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Filadrian Abracadabra, che già ricorderete ho utilizzato proprio lo stesso colore per realizzare un coprispalle. Questa volta ho deciso di utilizzarlo per realizzare questo fantastico pull. Dalla luce non si vede, ma vi posso assicurare che questo filato ha il lamé, quindi vi mostro subito altri colori nel quale si vede che c'è il lamé, e quindi questa la maglia è molto adatta per essere indossata soprattutto di sera. Guardate che meraviglia! Ecco qui come si vede il lamé, è fantastico. Qui, essendo tono su tono, si vede meno, ma questi toni su toni invece si vede molto molto di più e sono fantastici. Li trovate tutti disponibili sul mio sito e vi dico che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 175 metri, quindi ha un ottimo metraggio. E infatti io per realizzare questo pull ne ho utilizzati solamente 250 grammi, lavorando con l'uncinetto del 5.5. Mi raccomando, per una taglia M vi occorrono meno 300 grammi, per una taglia L 350 grammi. Se la volete però più lunga o più morbida, andate ad aumentare di un altro gomitolo. Un'altra cosa che ci tengo a dire, per chi ha una lavorazione, una mano stretta quando lavoro, vi suggerisco di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 6 o anche del 6 e mezzo, perché comunque è un filato con un po' pelosetto, quindi c'è bisogno di avere una mano bella morbida per poterlo lavorare. Io col 5 e mezzo mi sono trovata benissimo, come potete vedere è morbida, non mi tira e quindi ed è perfetta ed è caldissima. Io la indosso con sotto un toppicino lungo e come potete vedere le maniche sono senza niente, eppure non accuso assolutamente il freddo, quindi è perfetta. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi: in descrizione, come sempre, vi lascio appunto il link al sito per poter acquistare il mio filato anche in altri colori, e vi dico che è attivo in questo momento un codice promozionale per festeggiare l'Immacolata. E dal 7 al 9 dicembre, questo tutorial non so se uscirà il 7 o forse uscirà l'8, penso più l'8, comunque è attivo appunto sul sito il codice promozionale. Nel carrello, se raggiungete la cifra di 50 euro, potete inserire il codice promozionale FESTA8, FESTA tutto maiuscolo, 8 al numero, e avere un 3 euro di sconto. Naturalmente questo buono, questo codice vale anche per le spese più alte, quindi più mettete nel carrello comunque avrete sempre 3 euro di sconto. Questo dal 7 fino al 9 novembre. Però andiamo adesso a parlare un po' di questa creazione. In realtà è semplicissima da fare, mi avvicino così la vedete bene. Sono 4 punti, guardate da lontano sembra quasi una lavorazione ai ferri, mi piace questa cosa. Dicevo, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, sono semplicissimi da fare, quindi anche per le principianti vi posso assicurare che è semplicissimo. 4 giri che poi si trasformano sempre in 4 giri, mi andata e ritorno quando andiamo a lavorare la parte di sopra. Io ho fatto il collo un po' a quadrato, infatti qua ho lavorato 2 giri separatamente per non avere il collo a barca ma averlo un po' più quadrato, e poi sono andata nuovamente a lavorare le maniche intorno ai 4 giri, e mi piace che si sia creato questo effetto di queste strisce un po' più in rilievo, molto carino. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Ah, dimenticavo, come sempre in descrizione trovate anche il PDF per poter, il link per poter acquistare il PDF della creazione, e tenetevi pronte perché per questo dicembre ho una piccola sorpresa per voi inerente appunto ai nostri PDF. Allora, per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il fantastico filato dell'Adrian Phil. Guardate che bellezza, si chiama Abracadabra, che già ricorderete io ho già utilizzato per creare un coprispalle. Utilizzerò lo stesso colore, ma per realizzare appunto un morbidissimo pull. Il colore che userò io è il numero 22, ma qui come potete vedere ci sono tantissimi altri colori, uno più bello dell'altro. Lavorerò con l'uncinetto del 5,5, quindi 5.5. Vi farò vedere un piccolo campione, ma vi dico già che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2. Per poter realizzare il mio
Pull, io ho montato 88 catenelle e mi raccomando, 88 catenelle lavorando con un 105 e mezzo mi viene una circonferenza di circa 40 centimetri, quindi per una taglia S. Per chi deve fare la taglia più grande, prendete sempre in considerazione o il seno o i fianchi a seconda di cosa avete più grande, misurate la circonferenza e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza. Io quindi vi consiglio, rispetto a me che sono una taglia S, per una taglia M di andare a montare almeno un 12 se non anche 14 catenelle in più, farei anche un po' un 16 se non la volete aderente ma la volete bella morbida. Taglia L andrei a montare almeno 24-26 catenelle in più, mi raccomando, quindi comunque il multiplo è di 2, quindi arrivate alla circonferenza che vi serve basandovi appunto su questa misurazione. A questo punto possiamo andare a fare i giri. I giri sono semplicissimi, ne sono 4, però vi farò rivedere il primo giro, in quanto il primo giro sarà fatto in maniera diversa rispetto all'inizio, in quanto abbiamo una base diversa. E andiamo subito a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione, e quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi entro nella catenella, vado a fare una maglia alta non chiusa. Quindi catenella di separazione e di nuovo rientro dentro, maglia alta, salto una catenella, vado nella successiva. Catenella maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione e continuo così quindi per tutto il mio giro, andando a fare sempre quindi 2 maglie alte non chiuse, saltando una catenella di base, facendo una catenella di separazione e ricominciando la successiva, rientrando per fare la prima maglia alta non chiusa nella stessa catenella di base. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare e poi a fare il secondo. Sto per terminare il giro, ho fatto la catenella, quindi rientro nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta non chiusa e come salto una catenella, quindi mi ritrovo ad entrare nella prima catenella e andare a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Non faccio la catenella di separazione, ma prendo il filo, vado dove ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme. Prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco. In questa maniera farò in modo che la lavorazione, l'inizio e il fine giro vada dritto e non vada in obliquo. A questo punto dobbiamo fare il secondo giro. Il secondo e il terzo giro sono identici. Io comunque vi farò vedere sempre la chiusura e come iniziare. E il secondo giro in realtà è molto simile al primo, però abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare sempre le nostre 2 catenelle che sono sta maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella e ricomincio da capo. Rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo di una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, rientrando nello stesso archetto, ad archetto successivo, maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione, ricomincio. Rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione. Quindi continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e iniziare il terzo, che vi ricordo è uguale al secondo. Quindi sto terminando anche il secondo, ho fatto la catenella, rientro nel primo, nell'ultimo archetto, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto iniziale e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Devo terminare il giro, quindi prendo il filo, entro nelle 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo ed esco.
prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto e ricominciamo a questo punto facendo il terzo giro, quindi sempre 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e ricomincio. Devo fare questo quindi per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare e come andare a fare il nostro quarto e ultimo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto già il mio ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto. Quarto e ultimo giro e vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Una, due e le chiudo insieme. Vado nell'archetto successivo e vado a fare quello che facciamo adesso, lo faremo per tutto il giro, vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudo insieme. Archetto successivo di 1 catenella e di nuovo maglia bassissima, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudiamo insieme. Facciamola ancora insieme. Andiamo nell'archetto di 1 catenella, andiamo a fare una maglia alta non chiusa, una maglia bassissima, scusate, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudiamo insieme. Un'ultima volta, archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. E continuiamo a fare questo per tutto il nostro quarto e ultimo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare a fare il primo giro, che vi ricordo abbiamo una base diversa rispetto a quella che avevamo prima. Quindi continuo a lavorare tutto il mio giro e poi vi farò vedere appunto come terminare. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme, vado nel primo archetto, vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di 2 catenelle e a questo punto ricomincio a fare il primo giro e lo andiamo a fare in questa maniera. 2 catenelle, che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di 2 catenelle successivo, quindi qui, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto di 2 catenelle successive e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme 2 catenelle e si ricomincia. Rientro maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi davvero davvero molto molto semplice, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Naturalmente per quando andremo a chiudere il giro, io mi parlo mentre lo sto realizzando perché voglio appunto farvi vedere come terminare il giro, però come potete vedere è veramente semplicissimo andarlo a fare. Quindi maglia alta non chiusa, archetto successivo di 2 catenelle, maglia alta non chiusa e si chiudono insieme. Una volta che avete preso il via sarà veramente semplicissimo. Ah, una cosa che forse mi sento di dirvi è, per chi ha una mano molto stretta, di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 6 o anche del 6 e mezzo. Questo se avete una mano molto stretta, in modo tale che la maglia vi venga comunque bella morbida. Se mi ricordo ve lo dirò all'inizio del tutorial, quando vi mostro la creazione terminata, in modo tale che già per chi ha una mano stretta sappia che è meglio se va a lavorare con uncinetto un po' più grande. Naturalmente io farò questi 4 giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Ok, quindi sto per terminare di nuovo il primo giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, entro nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme e poi, come abbiamo fatto prima la chiusura, prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo, esco,
prendo il filo ed esco e ricomincio da capo. Quindi io adesso sto lavorando alla mia maglia, vi farò sapere appunto quante volte ho ripetuto questi 4 giri. Vedete, la creazione viene in questa maniera, questo è il nostro motivo, quante volte l'ho ripetuti, e poi vi farò vedere come andare a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto i 4 giri per 6 volte e poi ho ripetuto solamente i primi 3 giri. Questo perché come lunghezza io mi trovo bene per poter mettere i marcapunti. Per andare a mettere i marcapunti io sono andata a contare i miei gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e ne ho un totale di 44, quindi ne ho messe 22 avanti, 22 dietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, ricordatevi sempre che quello dispari lo dovete mettere avanti, tipo se ne avevate 45 ne mettete 23 avanti e 22 dietro, quindi mi raccomando questo. Ora quindi ho messo il marcapunti appunto qui dove ho il mio primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e qui dove ho l'ultimo, e andiamo sempre a lavorare i nostri giri, solo che adesso comincio dal 4º giro. Voi potete cominciare anche dall'altro, tanto poi dovete fare gli stessi giri miei, quindi io ve li spiego tutti e 4, che adesso faremo più in giri di andata e ritorno e non più in giri tutto tondo, quindi cambia l'inizio e cambia la fine di ogni del giro, non tanto di questo primo, ossia del 4º giro. Ve lo chiamo sempre quarto così non ci confondiamo. Quindi vado sempre a fare la mia maglia bassissima, 2 catenelle, e a questo punto entro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 2, le chiudo insieme, vado nell'archetto di 1 catenella, maglia bassissima, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Quindi continuo normalmente a lavorare il 4º giro fino ad arrivare al marcapunti. A quel punto vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare a fare poi il 1º giro. Vi ricordo appunto che questo è il nostro 4º giro. Sto terminando quindi il 4º giro e sono arrivata al mio marcapunti. Entro dentro l'archetto e vado a fare la mia maglia bassissima. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il 2º giro e quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entriamo dentro di nuovo l'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nell'archetto delle catenelle, delle 2 catenelle, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme le maglie alte, catenella di separazione, e adesso vado a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi entro nell'archetto, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di 2 catenelle successivo e di nuovo a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo quindi a lavorare in questa maniera per tutto il mio 1º giro. Vi ricordo infatti che questo è il nostro 1º giro, solo che ho iniziato dal 4º perché ho messo già i marcapunti, e andiamo a lavorare così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il 2º giro. Sto per terminare il mio 1º giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione. A questo punto però entro direttamente nell'archetto iniziale, vado a fare una maglia alta, mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro 2º giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. Entro nel primo archetto, maglia alta non chiusa, entro nel 2º archetto, maglia alta non chiusa, chiudo assieme, catenella di separazione, rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, rientro nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il 2º giro, vi farò vedere come terminare il 2º giro e come iniziare poi a fare di nuovo il 3º giro. Sto terminando quindi il 2º giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, vado nell'ultimo archetto, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, vado nella 3ª catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta.
Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare di nuovo il terzo giro che è uguale al secondo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia, rientriamo nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudiamo insieme, catenella, e continuiamo così a lavorare per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e poi come andare a rifare il quarto giro. Sto terminando il terzo giro, vado di nuovo a fare il mio ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nell'ultimo archetto, vado a fare una maglia alta chiusa, non chiusa, chiudo insieme, catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo di nuovo a fare il quarto giro e andiamo a fare sempre 3 catenelle, 2 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte. Le chiudiamo insieme, archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle. E andiamo a fare le nostre 2 maglie alte e le chiudiamo insieme e continuiamo a lavorare così, quindi per tutto il nostro giro. Quindi, come avete visto, non cambia nulla. Naturalmente, l'unica cosa che bisogna stare attenti, quando arrivate qui, questa sarà la vostra ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Poi andremo a fare la maglia bassissima direttamente dove abbiamo la terza catenella. Quindi qui non andiamo a fare il nostro gruppo di 3 maglie alte, l'ultimo sarà qui. Qui facciamo il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e poi andiamo a fare la maglia bassissima direttamente qui. E poi si ricomincia a lavorare il primo giro. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i 4 giri per arrivare all'altezza delle spalle, farò la stessa cosa anche dietro. Or dunque, io ho ripetuto i quattro giri per 2 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Quindi ho ripetuto i miei 4 giri per 2 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Però, per avere il collo un po' quadrato, gli ultimi 2 giri sono andata a lavorarli soltanto sui primi 6 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, sia da questa parte che da quest'altra parte. Mi raccomando, quando andate a fare il quarto giro, ossia i gruppi di 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme e staccate il filo. Qui andate dall'esterno verso l'interno, ma da qui andate dall'interno verso l'esterno, perché se ricominciate da quest'altra parte, i gruppi vengono nel lato opposto rispetto a questo e rispetto alle righe sotto. Quindi ho lavorato normalmente il giro qui, sono andata a fare poi il primo giro. E ho ricominciato da qui, quindi ho fatto lo stesso numero, però ho ricominciato qui dall'esterno, ho rifatto quindi 6 gruppi, alla fine ho 6 gruppi di 2 catenelle con 2 maglie alte chiuse insieme e poi sono andata a lavorare il primo giro. Questo è per avere lo scollo un po' più largo. Mi raccomando, perché una taglia M o L, io direi di andare a fare 3 giri, quindi iniziate il primo giro a farlo dal terzo giro, quindi gli ultimi 3 giri fateli separati in modo tale da avere lo scollo più largo rispetto al mio. Questo è per quanto riguarda una taglia M o L, e naturalmente i giri totali devono essere di più rispetto ai miei. Quindi se io ne ho fatti un totale di 9 giri, perché sono 4 4 più 1, quindi 9 giri, io direi per una taglia M di andare a fare almeno 12 giri, per una taglia L anche 15 giri. Quindi aggiustatevi sempre in modo tale che il vostro scalfo venga bello largo, il mio intorno 14 centimetri e mezzo, quindi dovete fare almeno 16 16 e mezzo per una taglia M, 17 18 18 e mezzo per una taglia L. E a quel punto sono andata a fare la manica. Io ho già fatto la prima manica perché volevo capire in larghezza quanto andare a lavorare. I giri fatti sono sempre gli stessi giri, quindi sempre 4 giri, e adesso vi faccio vedere appunto come andare a fare il primo giro. Allora, io mi aggancio sempre nella parte inferiore e lavorerò sempre con l'uncinetto del 5 e mezzo e vado a lavorare quindi le mie prime 2 catenelle che sono la mia maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta orizzontale e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e chiudo i 2 gruppi insieme e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi andiamo a fare la catenella di separazione, rientriamo all'interno della stessa maglia alta
orizzontale, andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Andiamo nella maglia alta orizzontale successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. E continuiamo a fare questo per tutto il giro. Io vi dico già che in totale avrò 15 gruppi di maglie alte chiuse insieme. Ora non dovete stringere, non dovete cercare di allargare la lavorazione, quindi mi raccomando, le altre taglie dovete cercare di fare più o meno la stessa cosa, quindi non 15 gruppi, ma comunque andando a lavorare come lavoro io, quindi una maglia alta non chiusa nell'archetto, la chiudete con quella precedente, catenella, rientrate, andate a fare la prima maglia alta non chiusa, andate nella maglia alta orizzontale successiva e fate un'altra maglia alta non chiusa e poi andiamo a lavorare normalmente i giri come abbiamo sempre fatto per il corpo della maglia, quindi torniamo a lavorare in tondo. Quindi questa è la lavorazione, veramente semplicissima, sono sempre 4 giri che vanno ripetuti e io, come vi ho detto, ho già fatto la mia maglia e io i 4 giri li ho ripetuti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte e poi ho ripetuto soltanto i primi 3 giri. Questo è per quanto riguarda la mia manica, quindi ripeto, io adesso andrò a fare anche l'altra, poi deciderò se andare a fare un bordino intorno anche al collo o lasciarlo invece così.